Cosa sarà della vita intellettuale nella Romania del dopo Ceausescu? Negli ambienti dell'esilio non si nascondono le due grandi speranze di questi giorni: la ricostruzione di un'autentica identità culturale, soffocata nel passato dalle esigenze di autocelebrazione del regime, la riapertura al mondo e in particolare all'Europa. Per ragioni linguistiche, storiche e di formazione intellettuale, proprio col vecchio continente la cultura romena ha intessuto tradizionalmente i suoi rapporti più fecondi. E non è un caso che proprio dall'esilio europeo abbiano dato il meglio di sé alcuni fra gli uomini di pensiero più importanti del Novecento romeno: il filosofo Cioran, lo storico delle religioni Eliade, il drammaturgo Ionesco. Un difficile lavoro attende dunque gli intellettuali romeni. Molti di essi, rifugiati politici in Italia o in Francia, meditano proprio in questi giorni di rientrare, anche se dubbi e paure permangono. Ecco la storia e le opinioni di Ștefan Roman, 53 anni, regista della televisione romena. Due volte incarcerato per contrasti col regime, Roman vive nella capitale italiana, ospite della Caritas. Il 22 dicembre, primo giorno della rivolta romena, la sua abitazione di Bucarest è stata incendiata, forse da agenti della Securitate. Non fosse due ore detenuto politico. Sono stato in prigione per due volte e non ci sono parole per spiegare la situazione delle prigioni romene. Se si possono raccontare le torture fisiche, quelle morali non si possono raccontare. Può raccontarci in particolare perché è finito in galera? Per complotto contro Stato comunista. Anche per dire la verità di famiglia di Ceausescu.